Buongiorno e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con Linea Diretta, quest'oggi in collaborazione con ANCI Veneto. Si parlerà, si commenteranno ovviamente i risultati di questa tornata di elezioni europee ed amministrative che hanno coinvolto tantissimi comuni della nostra regione, ma si parlerà anche di scadenze, delle tasse e dei finanziamenti europei. Vado subito a presentare gli ospiti che sono in studio con me. Do il benvenuto a Pier Antonio Tomasi, vicepresidente di ANCI Veneto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E invece alla mia destra due sindaci, il sindaco di Carceri Tiberio Businaro, buongiorno, buongiorno, appena riconfermato, e il sindaco di Fiesso d'Artico Andrea Martellato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora iniziamo subito questo nostro dibattito con un commento di questi risultati elettorali che hanno portato dei cambiamenti sostanziali nella nostra regione, sia per i piccoli comuni che per le grandi città. Lo chiedo subito a Pier Antonio Tomasi di fare un commento anche alla luce del risultato poi che ci sono state con le elezioni europee. Ma diciamo che intanto questa è una tornata elettorale che coinvolge la maggior parte dei comuni del Veneto, è quella più importante sul piano del numero. E c'era un capoluogo di provincia, Padova, e quindi anche un rilievo sul piano politico nazionale. E quando si rinnovano i consigli comunali c'è sempre fermento che vede l'elettore che ha il compito di scegliere i propri amministratori, il proprio sindaco che viene eletto direttamente. Questa per esempio non è una legge elettorale contestata praticamente da nessuno, quindi funziona questo meccanismo, questo rapporto che si instaura, no, tra eletto e cittadino. C'è anche una modalità, diciamo, di controllo più diretto della realizzazione dei programmi, e quindi anche questa volta abbiamo visto, insomma, sindaci bocciati o amministrazioni bocciate perché è stato ritenuto dagli elettori che probabilmente non hanno mantenuto quelli che sono stati gli impegni assunti attraverso i programmi. E poi indubbiamente ha subito quello che è stato l'influenza molto forte del voto europeo, senza dubbio, nel senso che constatiamo che la parte, diciamo, dello schieramento di centrosinistra, l'abbiamo visto in modo più eloquente nei ballottaggi, insomma il centrosinistra ha guadagnato diversi comuni che erano amministrati prima centrodestra e ha perso però il capoluogo di Padova, quindi è chiaro che gli schieramenti politici fanno le loro considerazioni da questo punto di vista. Cosa significa? Che mentre in passato c'era un po' di più trascinamento del voto locale rispetto a quello nazionale, oggi succede il contrario. Però insomma, a noi come associazione interessa essere disponibili per incrementare quello che è il lavoro nei confronti degli amministratori, dei sindaci in particolare, sul piano del supporto per le tante esigenze che ci sono oggi e cercare di risolvere insieme anche tante difficoltà, che questo è un po' il momento critico che si sta vivendo. Stanno per essere approvati e comunque definiti i bilanci per i comuni che non sono riusciti ad approvarli prima della scadenza che era a suo tempo prevista per marzo e poi prorogata a luglio, e quindi dei compiti importanti legati anche alla conoscenza di quelli che sono i dati legati per esempio ai trasferimenti. Su questo noi abbiamo costituito, ci sto lavorando io personalmente con un gruppo tecnico, un rapporto nei confronti del governo. Avremo un incontro verso fine mese, primi di luglio, con un ulteriore incontro per approfondire alcuni temi che sono stati posti dai comuni veneti, sollecitati in particolare dai comuni della Marca Trevigiana. Il nostro documento prevede una opportunità di contrattare direttamente con il governo una possibile autonomia al di là di quelle che sono attualmente le norme. E autonomia finanziaria significa, per esempio, una delle proposte che faremo è quello di trattenere una parte dei trasferimenti che oggi noi versiamo attraverso l'IMU nel fondo di solidarietà, trattenerlo in Veneto, la proposta è di circa 50%, e distribuirlo con una forma che decideremo insieme. Un lavoro da fare anche nei confronti della regione, e per cui insomma, andare verso la strada dell'autonomia finanziaria. È evidente che ci sono tante cose sul tavolo, abbiamo la speranza di superare il patto di stabilità, oggi per alcune opere a partire da quelle scolastiche, e poi speriamo anche per tutti gli investimenti nel loro complesso. Ecco, quindi
il lavoro che ci aspetta e che aspetta soprattutto ai nuovi amministratori, sì, è certo, molto importante, insomma, quindi dopo i festeggiamenti si cominciano ad affrontare le problematiche, i temi importanti per i cittadini. Infatti la prossima domanda al sindaco di carcere: essere riconfermati è anche una soddisfazione, perché vuol dire continuità nel lavoro che si è fatto fino ad adesso, però si viene riconfermati anche in un periodo abbastanza critico dal punto di vista delle scadenze. Poi vedremo con la TASI come, e le altre tasse come va, come sta andando, quali sono le ultime novità, ma la conferma carica di un'ulteriore responsabilità un sindaco. Sì, allora essere riconfermati è un esame, dopo 5 anni di lavoro si fa l'esame, è una responsabilità perché comunque prendere anche una percentuale elevata come ho preso io nel mio comune ti dà la serenità di avere i cittadini dalla tua parte, di aver capito che si è lavorato bene, e dall'altra la responsabilità: quando un professore ti dà un buon voto ti senti comunque obbligato a corrispondere. Conta comunque nel piccolo, nella realtà, scusi la interrompo, di un piccolo comune come Carceri, conta la figura, la persona, quanto conta anche poi l'appartenenza politica? Io nel mio comune ho visto una crescita importante in questi anni dei cittadini stessi, che sono andati oltre i partiti politici ma si sono affidati alle persone che danno sicuramente la fiducia e anche la presenza, perché è importantissimo che il sindaco sia presente e che risponda alle necessità e alle istanze dei cittadini. Per quanto riguarda il bilancio, io fortunatamente sono riuscito a chiudere tutte le parti, quindi bilancio di previsione, consuntivo e anche la TASI, che ho messo al minimo, all'1 per mille, e per fare questo sono riuscito a realizzare questo obiettivo anche sotto aspetto finanziario importante, perché ho applicato un canone non ricognitorio, applicato da pochissimi, anzi sono stato il primo comune nel Veneto, canone non ricognitorio che mi ha permesso di mettere a bilancio 100.000 euro e è un canone per le reti dei sottoservizi che ci sono nel comune di Carceri. E è un momento in cui si fa pagare a chi ha i soldi, si fa pagare di più, si fa pagare le concessioni delle reti, visto che utilizzano il suolo del comune di Carceri. Questo mi ha permesso di riuscire a tenere contenute le tasse. E quindi anche questo è stato sicuramente un messaggio importante per i cittadini. Quindi nel suo comune la TASI è già stata deliberata, l'aliquota è stata definita, si pagherà qui a giugno, il 16 sì, di giugno, quindi è tra i comuni che è riuscito subito a trovare la quadra, se la possiamo dire. Fatta. Ce l'avete fatta. Sindaco di Fiesto d'Artico, Andrea Martellato, invece adesso appunto dicevamo un periodo di scadenze che dovranno affrontare tutti i sindaci neoeletti, la questione della TASI è stata una questione spinosa che ha accompagnato anche la campagna elettorale di molti sindaci, e nel suo comune invece come è andata a finire la questione TASI? Sì, la questione TASI, come il resto delle tasse locali che siamo costretti sotto un certo punto di vista a chiedere ai nostri cittadini, è sempre un qualcosa di spinoso, e sempre sino all'ultimo ogni amministratore credo cerchi di arrivare all'ultimo, ma non tanto per non... per analizzare nel miglior dei modi la tassa da inserire in base ai trasferimenti, al taglio dei trasferimenti, in base alle esigenze del proprio comune, e quindi cerca di andare a vedere queste tasse locali, tra cui appunto la TASI, cercando di mantenerle al minimo possibile. Per quanto riguarda il mio comune, abbiamo messo l'aliquota del 2 per 1000, e anche se con grosse difficoltà, perché nella mia zona la media si è attestata intorno al 2,3-2,5. Devo dire che questo è stato anche grazie a un lavoro attento degli uffici, che sempre più sono portati a fare un lavoro anche diverso rispetto agli anni scorsi, cioè di disamina, di attenzione alle cifre, di aggiornamento continuo, e questo è anche un valore che non dobbiamo dimenticarci, perché appunto i dipendenti comunali, al di là di quello che viene detto che è la nomea normale, però oggigiorno ce ne sono di veramente in gamba, e che senza di loro alcune strategie non sarebbero
non si potrebbero portare avanti. Insomma, insomma, far quadrare i conti tra la TASI e il taglio dei trasferimenti anche per i comuni e poi ovviamente dobbiamo aspettare anche i bilanci, nel suo comune è già stato, sì, è già stato calcolato il bilancio, insomma anche i comuni devono far tornare i conti, è tutta una questione, tipo un compito di matematica, sì, in cui alla fine bisogna che le cifre tornino e purtroppo il taglio dei trasferimenti può pesare e incidere sulle tasche dei cittadini, anche il sindaco purtroppo deve far capire queste cose ai suoi cittadini. Sì, in effetti, come dicevo, abbiamo applicato il 2 della TASI sulla prima casa, abbiamo cercato di mantenere all'1 invece quelle sulle attività produttive, sui capannoni, in modo da cercare di dare un segnale anche lì, in un momento in cui le attività produttive sono veramente colpite, non solo dall'aspetto di tassazione, ma soprattutto nell'aspetto del mercato, dei mercati, anche se devo dire fortunatamente la mia zona riesce ancora a continuare ad avere delle risposte positive con il calzaturiero. Qui farei intervenire il vicepresidente di Anci Veneto anche per parlare di sviluppo, di rilancio del territorio, perché i sindaci si devono impegnare anche in questo e non è sempre facile. No, diciamo che sono soprattutto nei tempi recenti diventate degli attori fondamentali per lo sviluppo, insomma, no? È chiaro che diventa anche una modalità, insomma, di collaborazione, di concertazione con altri soggetti, no? Dalle categorie produttive a tutte le altre parti, insomma, che sono coinvolte dentro il meccanismo dello sviluppo. Però volevo un po' ritornare alla questione della TASI. Allora, in questi giorni assistiamo ad alcune situazioni di grande difficoltà, il Comune di Treviso, Vicenza ed altri enti che diciamo, hanno ravvisato la necessità di approvare prima i bilanci e quindi anche la definizione delle aliquote e quindi avere la scadenza del 16 di giugno, che ha due particolarità. Una è quella di incassare dei soldi, perché non tutti i comuni hanno la stessa situazione di cassa, no? Cosa significa? Che se uno non ha i soldi in cassa che gli servono per pagare gli stipendi, i fornitori, via dicendo, deve ricorrere alle anticipazioni che costano, hanno un costo le anticipazioni di cassa, e quindi avere un'entrata di questa natura serve a molti proprio per sostenere questo tipo di impegno. Dall'altra parte però c'è anche la necessità, e quindi un suggerimento che diamo noi come ANCI, ma che ho cercato di dare anche ad alcuni colleghi direttamente, e ovviamente approfittiamo di questa occasione. IMU e TASI sono concepite perché siano due imposte da mettere in stretta relazione, perché riguardano una particolarità, che è un'imposta dell'immobile, e sia in un caso che nell'altro, a parte l'IMU sulla prima casa che non c'è perché è stata abolita, ma su tutti gli altri immobili va messa in stretta relazione, per il semplice motivo che, per esempio, per le attività produttive ridurre di un punto l'IMU e applicare un punto in più della TASI significa che per l'imprenditore la TASI la detrae al 100%, o meglio la deduce per il 100%, mentre l'IMU la deduce solo per il 20%. Quindi su questo anche gli amministratori devono un po', tra virgolette, industriarsi nel comprendere bene quelli che possono essere i vantaggi di applicazione. E poi è evidente che stiamo vivendo un momento, e quindi ritorno un po' alla domanda sulla questione dello sviluppo, dove noi abbiamo due grandi incombenze da dover diciamo risolvere. La prima è di taglio di trasferimenti, che quest'anno speriamo veramente che sia l'ultimo da tutti i punti di vista, e per questo noi stiamo puntando a una battaglia per l'autonomia, e dall'altra parte però una situazione di crisi che ci fa per forza e ci coinvolge per forza nel dover erogare maggiori servizi, perché le condizioni sociali dei nostri territori hanno un impatto fortissimo nei confronti della crisi, quindi disoccupazione, famiglie che hanno bisogno di pagare le bollette. In un settore quindi, come il sociale, che dove per primo, certo, si taglia, invece è uno dei più necessari. Esatto, e quindi qui si va a misurare effettivamente, anche con grandi differenze da territorio a territorio, da comune a comune, anche comuni limitrofi, quello che è l'impatto dell'aspetto fiscale, quindi dell'imposizione che il sindaco decide, ma anche quella che è l'organizzazione per la razionalizzazione della spesa, e quindi cercare di fare dei tagli che non siano tagli che riguardino i servizi essenziali, ma certamente lavorare anche su maggiori entrate. Allora, conciliare queste cose è molto complicato. Noi speriamo che
sia questa una stagione che si apre non solo per i nuovi, diciamo, amministratori, sindaci, consiglieri comunali e assessori, ma anche per quello che deve essere un nuovo rapporto nei confronti delle altre istituzioni, degli altri livelli. Allora, noi sappiamo che ormai la legge Delrio ha di fatto abolito l'ente provincia, certo, ente elettivo, no? E coinvolge i sindaci nell'amministrare l'ente provincia. E coinvolgendo i sindaci, ovviamente, si un po' smorza la questione di rappresentanza politica. Perché il sindaco di per sé, no, l'ha conclamato in modo chiaro Bitonci nelle sue interviste, no, sarò il sindaco di tutti i cittadini, di tutti i padovani, ma questo è lo spirito che coinvolge ciascuno di noi quando si pone, no, ad amministrare con questo ruolo il proprio territorio e le proprie comunità. È evidente che se noi abbiamo una condivisione e di raggiungimento di obiettivi per la finalità, che è quello di far crescere le nostre comunità, di servirle dal punto di vista appunto della necessità che hanno, assieme anche a regione in particolare, allo Stato, quindi al governo, è chiaro che diventa anche più facile per tutti dopo dare le risposte e cercare di svolgere quel ruolo che oggi insomma tutti siamo chiamati a svolgere, che è quello di riavvicinare un po' la politica a quelle che sono le istituzioni. Certamente gli ultimi fatti su questo hanno creato una situazione devastante dal punto di vista dell'impatto, no? Mi riferisco ovviamente alle tante inchieste che ci sono in Italia e in Veneto in particolare. Però insomma noi abbiamo sempre uno spirito di lavoro concreto, quotidiano, giorno per giorno. Allora, ritornando allo sviluppo, ieri abbiamo fatto appunto la presentazione di questa nostra iniziativa che riguarda il GAL, c'era presente il presidente del GAL del Padovano, Zaggia, e quindi da questo punto di vista noi chiediamo alla Regione che non si disperda un'esperienza straordinaria che è stata compiuta in Veneto sulla gestione dei fondi europei che vanno a finanziare in particolare infrastrutture e via dicendo, investimenti sul territorio, perché l'esperienza di GAL è un lavoro concreto che parte da progettazione condivisa sul territorio e investimenti che vengono. Io spiegherei bene l'azione di GAL, che sono gruppi di azione locale. Darei la parola al sindaco di Carceri, cioè come agisce nel territorio il GAL? L'entità GAL insieme con l'IPA, con l'intesa programmatica d'area, che sono due entità importanti, recepiscono e ricevono contributi dalla comunità europea e con questo pacchetto di contributi si sviluppano progetti nel territorio di diverso ambito, in particolar modo sotto aspetto della valorizzazione del territorio. È importantissimo il ruolo del GAL perché mette insieme più comuni in progetti intercomunali, interprovinciali e internazionali, che è poi quello che chiede la comunità europea. La comunità europea preferisce, piuttosto che la strada asfaltata o il circuito ciclopedonale di un comune, vuole che ci sia un progetto di ambito territoriale vasto. Infatti secondo me la possibilità, da quel che si sente negli ultimi giorni, la probabilità che questi organismi non ci siano più sarebbe un danno irripetibile. Cosa cambierebbe? Sicuramente che i comuni devono creare comunque un'ulteriore entità, che può essere una convenzione, che può essere una sinergia tra comuni, tra unioni dei comuni, però sviluppare e creare questa condivisione di lavoro non è poi semplice in un momento in cui la riorganizzazione dell'ente locale è un po' caotica, perché il fatto che tolgano comunque delle deleghe alla provincia, molto probabilmente si toglieranno delle deleghe, verranno distribuite nel territorio, si creeranno ulteriori sovrapposizioni di deleghe che tra l'altro riguardano proprio magari la viabilità, sì, l'edilizia scolastica, insomma. Io credo che queste deleghe siano oggi in questo momento siano ingestibili per un territorio, per un'entità piccola, perché le unioni dei comuni, gli accorpamenti delle funzioni come rispettano la norma, no? E oggi non sono in grado, fanno fatica a rispondere alle necessità e alle deleghe che hanno già i comuni. Prendersi in carico le responsabilità e le deleghe della provincia con sicuramente minor soldi, si creeranno ulteriori sovrastrutture, e cioè piccole province, però con meno soldi e con meno capacità. Voi dovete pensare che prima avevamo comuni, provincia, regione, Stato, adesso abbiamo comuni, unioni dei comuni o convenzioni, avremo comunque degli ambiti territoriali che riceveranno le deleghe dalla provincia, quindi si creeranno sicuramente dei mandamenti
E poi ci sarà ancora la provincia per alcune delle funzioni. Si rischia anche una confusione del cittadino che non sa più da che parte andare a rivolgersi. Io credo che sia importante fare un po' di chiarezza e decidere che cosa deve fare l'ente, quali deleghe deve adempiere e con quali soldi. Credo che sia la cosa più importante, sapere quali sono i soldi che abbiamo e che cosa dobbiamo fare. Ma al sindaco di Fiesto, può un'unione dei comuni richiedere dei finanziamenti e che rapporto può, come deve interagire e rapportarsi con i GAL? Guardi, l'unione dei comuni di cui il mio comune fa parte è partita ancora una decina di anni fa. E poi parliamo anche dell'unione dei comuni. Ci siamo accorti che non potevamo partecipare ai GAL perché non eravamo all'interno dei GAL. E quindi abbiamo preso l'occasione anche di allargare l'Unione dei Comuni, cercando di andare anche in cerca di quei comuni che ne fanno parte. E effettivamente l'anno scorso abbiamo aperto a Campagna Luppia e quest'anno apriremo a Campolongo Maggiore, che sono due comuni che sono nell'asse del GAL e dell'antico Dogado, e proprio per cercare nuove sinergie e anche nuove risorse. L'unione dei comuni in sé, come è stato detto prima del sindaco, può attivare un progetto, può essere parte di un progetto, il quale progetto viene finanziato o viene messo in gara per il finanziamento dell'Unione Europea e quindi può avere beneficio come parte integrante del progetto stesso. Sì, su questo è un aspetto molto importante che i GAL hanno al loro interno non solo gli enti, ma anche tutte le categorie, certo, e soprattutto la parte, diciamo, che si occupa dopo dello sviluppo, degli investimenti. Si mettono nel campo, in rete quindi tutte queste varie. Esatto, c'è organismi. Una condivisione nel pensare a dei progetti che insomma l'ente diventa lo strumento o comunque il soggetto che sollecita, che l'aspetto importante è proprio quello di un coinvolgimento totale, insomma, delle parti che sul territorio sono disponibili allo sviluppo. Abbiamo una telefonata da casa, perché lo ricordo, siamo in diretta e i telespettatori possono intervenire. Buongiorno. Sì, buongiorno, Franco di Treviso. Buongiorno, una domanda, quale dei nostri ospiti? Beh, io ho appena girato, solo nel senso che io ho appena pagato l'IMU, ICI, TARES, eccetera. Sono proprietario di una casetta e ho ereditato una mezza casetta vecchia di mio papà. Ho pagato quasi 500 euro ICI, IMU, eccetera, appena adesso. Voglio chiedere, questi soldi, non posso dirgli a nessuno di spenderli bene, però mi raccomando, perché non posso dirgli né a nessuno di spenderli bene. Posso solo chiedere dove vanno questa parte di soldi e a chi. Se per piacere mi dà una risposta. Potrebbe chiedere il monito, spendeteli bene, penso sia legittimo. Quanti soldi vanno al comune e quanti soldi vanno allo Stato? Perché se vanno allo Stato vanno sperperati, come vediamo. Se vanno al comune almeno ci vengono in casa qualcosa, grazie. Allora, la parola al sindaco di carcere di rispondere a questo telespettatore. Sì, premesso che queste tasse che si sono aggiunte in questi ultimi anni sono andate a sostituire i trasferimenti dello Stato. Il comune di Carceri, ad esempio, tanto per essere chiari, percepiva nel 2009 450.000 euro di trasferimenti dallo Stato. Questi trasferimenti in 4 anni sono diventati 160.000 euro. Quindi i soldi dei trasferimenti sono stati sostituiti da tassazione nuova del cittadino, che restano prevalentemente, a parte una parte dell'IMU, prevalentemente all'ente comune. Lei ha uno strumento importante. Il suo strumento, fortunatamente, nei comuni c'è, è la democrazia. Lei quando va a votare cerchi di scegliere le persone che più le danno garanzie, che più spendono bene i suoi soldi. Però per fare questo, per capire se l'ente comune, gli amministratori stanno spendendo bene i suoi soldi, lei deve partecipare, perché una cosa che facciamo poco, noi cittadini della Bassa Padovana ad esempio, partecipiamo poco all'ente comune e ci vuole una condivisione, perché non è che finita l'elezione si dà il mandato al sindaco e finisce lì. Una partecipazione del cittadino è importantissima per capire che cosa sta facendo l'ente, per capire che cosa può fare il cittadino per aiutare l'ente a spendere meno.
Allora, risponde anche lei. Sì, per anche un po' inquadrare la questione di imposte locali, a che cosa servono, un po' la domanda era questa, oltre che essere spesi bene ovviamente. Certo, perché il cittadino allora, ha un'idea di dove... Ci sono tre leve fiscali sostanzialmente che danno modo di gestire il bilancio ed è la parte del bilancio corrente, che significa pagare i servizi, per esempio servizi sociali, scolastici, il pagamento delle bollette, dei consumi, le manutenzioni della verde, delle strade, via dicendo. Queste tre imposte sono la TASI appena introdotta quest'anno, che deve sostenere, non va a pagare totalmente i servizi, che sono i servizi indivisibili, così definiti, che sono la manutenzione del verde, lo sfalcio del verde, la manutenzione delle strade, la luce, l'illuminazione pubblica, via dicendo. L'IMU, che è la imposta che non si paga più sulla prima casa, è solo sugli altri fabbricati e significa seconde case o sulla parte eccedente la quota 7,6 che ogni comune può decidere di applicare per i fabbricati industriali, per i capannoni e l'addizionale IRPEF che ciascun comune ha deciso di applicare in forma ovviamente differenziata. Queste tre imposte sostanzialmente sostengono il bilancio spesa corrente. E tutto quello che è investimenti, quindi significa nuove strade, ristrutturazioni molto importanti di immobili o nuovi immobili come le scuole, via dicendo, sono sostenute da spese di investimento che normalmente sono o mutui o entrate di oneri in passato, perché oggi ormai queste entrate sono risicate o ridotte a zero. Ecco, quindi il comune dal punto di vista della propria capacità, diciamo, di spesa sta dentro a questo meccanismo. È evidente che un comune, se storicamente riceveva tanti soldi di trasferimenti, anche oggi ne riceve un po' di più rispetto a quelli che invece ne ricevono. Le differenze in Veneto sono abissali, lo dico perché abbiamo comuni, le città capoluogo le lasciamo pure fuori, ma qualche comune di 15-20 mila abitanti che riceveva 200 euro pro capite e un comune che magari aveva qualche migliaio di abitanti di meno o anche gli stessi abitanti che riceveva 100 euro per abitante. Queste differenze ovviamente sulla spesa hanno un'incidenza molto forte. Il Veneto da questo punto di vista ha sempre ricevuto meno trasferimenti in proporzione rispetto a tutte le altre regioni ed è per questo che noi stiamo intavolando un ragionamento molto serio sulla autonomia, perché l'autonomia che cosa significa? Che per esempio una parte di risorse che oggi vengono trattenute all'interno del Fondo di Solidarietà le tratteremo all'interno del nostro territorio. Poi la proposta del Veneto è di non lasciare solo i comuni di carcere che magari ha quote molto inferiori e poca capacità impositiva, perché un comune piccolo non ha grandi aree industriali, no? E un fondo perequativo regionale deve risolvere il problema di equilibrio anche dei comuni che sono in forma differenziata sostenuti dalla fiscalità locale, dalle imposte locali. Però l'aspetto interessante poi che emergeva da questa telefonata è che sostanzialmente il cittadino ancora si fida del sindaco, cioè vede il sindaco come il suo primo referente, quasi una cosa staccata dallo Stato, dal corpo Stato, ma del sindaco ci si può fidare, cioè se io do i soldi al sindaco chissà che ne faccia buon uso. Anche questo è un aspetto insomma interessante che è emerso. Vi sentite ancora proprio questa responsabilità di, cioè, è vero che voi chiedete i soldi ai cittadini per le tasse, ma è vero che servono anche per dare dei servizi, ma a tutti gli effetti lo è. Il sindaco è il primo interfaccia del cittadino e anche l'unico oggigiorno, perché difficilmente il cittadino riesce ad arrivare a livelli più alti. E poi è anche il sindaco colui che risponde direttamente al cittadino e, come ha detto prima, il cittadino può farsi un'idea, può avere a tutti gli strumenti per informarsi e per vedere se in 5 anni chi lo sta amministrando ha fatto un buon lavoro, oppure può normalmente cambiare idea, che è un po' quello che è successo all'ultima tornata elettorale. Certo. No? Cioè, al di là di un trascinamento nazionale, sì, che minimo io credo, e sia stato proprio quello, la volontà del cittadino di cambiare, di cercare un'alternativa, di credere in qualcosa o in qualcuno di diverso che possa dargli qualche speranza in più. Ecco, e proprio per questo credo che noi sindaci abbiamo una responsabilità grandissima, che è quella di fare
non dico l'unico filtro, però il primo grande filtro del cittadino con le proprie esigenze, il proprio stato sociale e tutto il resto. Prima... c'è un aspetto importante che accennava prima il sindaco di Carceri. Il cittadino oggi ha la possibilità, perché noi siamo costretti a svolgere alcuni compiti di trasparenza, di vedere che cosa fa l'amministrazione. Per esempio, l'introduzione alla norma della pubblicazione di tutti gli atti che riguardano variazioni urbanistiche, che riguardano la modificazione del territorio, che vengono pubblicati nel sito obbligatoriamente prima di essere adottati, e questa è una innovazione sul piano della trasparenza e della conoscenza di cosa succede sul territorio. Quindi anche la legislazione che ci ha coinvolti in termini innovativi e di modifica dell'assetto passato dà modalità al cittadino di essere un po' più, anche se vuole, attento a quello che succede all'interno dell'amministrazione. Ecco. Per cui dopo credo che noi... sicuro non poteva dire, ah, io non lo sapevo. Beh, insomma, adesso per carità non si possono mica mettere lettere su ogni posta, buca della posta del cittadino, però c'è una modalità oggi innovativa, certamente è quello dell'uso della rete, ma anche si può andare all'albo, si può andare all'albo del comune e quindi si possono vedere e verificare queste cose. La partecipazione è uno dei punti su cui i comuni sono impegnatissimi. La pubblicazione di comunicati periodici, piuttosto che l'uso di internet, piuttosto che il coinvolgimento attraverso assemblee che ormai moltissimi comuni fanno per tanti argomenti che riguardano le questioni sociali, ma soprattutto le questioni infrastrutturali, credo che siano ormai all'ordine del giorno. È cambiato molto da questo punto di vista. Prima della telefonata stavamo parlando dell'importanza dell'unione di comuni, c'è un'esperienza avviata, quella del sindaco di Fiasso d'Artico, un'esperienza che può iniziare per il comune di Carceri, con chi? Sì, noi abbiamo scelto, dopo un'analisi che è durata degli anni, abbiamo scelto di non creare, non entrare in un'altra unione, in un'unione, perché comunque quattro comuni in difficoltà creano un'unione in difficoltà. L'unione è sicuramente un buon ente, perché potrebbe essere la Mercedes, no? La macchina che funziona bene e che dà sicuramente un valore aggiunto, ma ci vogliono i soldi per creare un'unione, ci vogliono degli investimenti importanti. Abbiamo scelto comunque un'aggregazione con un comune più grosso, che è Este, che per noi è un punto di riferimento sotto tutti gli aspetti, e con il comune di Ospedaletto, poi sicuramente ci sarà un ragionamento anche con altri comuni. E abbiamo scelto lo strumento della convenzione, perché le aggregazioni delle funzioni si possono fare o con costituendo un nuovo ente che è l'unione, oppure creando delle convenzioni, uffici comuni, sinergia e volontà di fare le cose, perché poi alla fine quello che conta è una crescita culturale, una crescita degli amministratori, che non hanno bisogno necessariamente di un ente per lavorare insieme. I primi investimenti che vogliamo fare noi, che sono più investimenti di volontà, sono nella comunicazione, perché oggi quello che manca, che è la prima cosa che mette insieme gli enti, è la comunicazione, cioè i comuni devono comunicare con lo stesso linguaggio, quindi devono avere gli stessi programmi, gli stessi regolamenti, devono parlare la stessa lingua per il cittadino, ma anche per i suoi uffici, cosa che al cittadino questo, a pochi cittadini conoscono queste difficoltà. Sapere che oggi ci sono comuni che hanno programmi diversi, gestionali diversi, regolamenti diversi, modo di lavorare diverso, è chiaro che è un po' assurdo, insomma, se ci pensiamo, perché comunque noi dobbiamo dare servizi e far fruire dei servizi a cittadini di un territorio, ed è giusto che questi siano omogenei. Quali servizi associare è fondamentale che vengano associati per creare una maggiore funzionalità di queste unioni? Beh, la Regione Veneto ha dato già delle linee guida su questo, e in base alle linee guida ci sono anche dei contributi che la Regione dà. E i servizi che l'Unione di cui faccio parte attualmente sono in comunione sono quelli di Polizia Municipale, quella dello sportello attività produttive e quello del personale, e attualmente abbiamo anche istituito gli ultimi due anni all'interno dello sportello unico delle attività produttive l'ufficio turismo, perché grazie anche a
delle collaborazioni con l'Università Ca' Foscari, con dei progetti anche con la Slovenia, eccetera. Ci stiamo muovendo molto bene come Riviera del Brenta in questo settore. E nel futuro prossimo, quindi a brevissimo, perché ne abbiamo parlato proprio ieri sera, abbiamo fatto una riunione su questo, entrerà la funzione della protezione civile, che credo sia importante per un territorio che la protezione civile sia abbiamo organizzata. Visto nell'ultimo periodo, visto che la nostra regione ha avuto ben bisogno. E dopo funzioni come l'istruzione, dove abbiamo degli appalti tipo quella della mensa o quella del trasporto o quella dei libri, che possono veramente fare la differenza se la gara per l'acquisto viene fatta con numeri più alti. Siamo in chiusura, un'ultima battuta. Una battuta, è una conquista dell'ANCI quella di aver riconosciuto tramite appunto la modifica attraverso la del Rio di quella che era prima un'imposizione di fare un'unione, oggi ha la possibilità di accedere eventualmente alle convenzioni. Però è una richiesta della società, quella della semplificazione e razionalizzazione. Conta che Del Rio sia stato sindaco? Assolutamente sì, conta che oggi al governo ci sia il Presidente Consiglio, che è appena uscito un'esperienza di sindaco, e altri sindaci che lo compongono. Credo che in ogni caso conoscere bene le realtà locali e quindi le difficoltà aiuti anche a legiferare, però certamente il ruolo dell'ANCI su questo è fondamentale, perché noi passiamo attraverso le trattative, e questo devo dirlo anche nei confronti della nostra regione, che da questo punto di vista insomma sta un po' peccando, perché la mancata costituzione del Consiglio delle Autonomie ci crea delle difficoltà. Nella questa dell'autonomia è la vostra prossima battaglia che porterete avanti? È una battaglia che abbiamo in corso, e speriamo che entro la fine legislatura, come ci è stato promesso, si addivenga diciamo alla Costituzione, perché altrimenti viene a mancare uno strumento fondamentale per programmare anche tutti quei ragionamenti che si facevano prima sui GAI, per esempio. Allora, questo era l'ultimo intervento, il nostro tempo purtroppo è scaduto. Io ringrazio i miei ospiti, a partire da Pier Antonio Tomasi, vicepresidente di ANCI Veneto. In bocca al lupo allora, perché si risolva il prima possibile questo vostro cavallo di battaglia. Grazie anche ai sindaci che sono stati qui oggi, a Tiberio Pulsinaro, sindaco di Carceri, e Andrea Martellato, sindaco di Fiesso d'Attico. Linea diretta termina qui, grazie di essere anche a voi di essere stati in nostra compagnia. Buona giornata.